Associazione Italiana Spondiloartriti. Conducono in studio il dottor Giuseppe Oranges e Alessandra. Intanto un benvenuto a tutti, buona giornata, anche se all'esterno sembra tutt'altro che bella. Oggi siamo qui in studio in compagnia di ospiti graditissimi che torneranno nelle prossime settimane per parlarvi di un argomento davvero interessante e soprattutto molto utile. Io do subito il benvenuto a Enzo, al dottor Giuseppe e Alessandra, che fanno parte dell'AISPA, l'Associazione Italiana Spondiloartriti. Benvenuti con noi. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Io vi aspetto sul nostro sito che è AISPA, www.aispa.it, oppure sulla nostra pagina Facebook, oppure su YouTube, o potete scriverci sulla nostra email che è aispa.ciao@gmail.com. Ecco, come avrete capito, Enzo è la persona che si occupa in particolare della comunicazione per quel che riguarda l'AISPA. Io do il benvenuto anche al dottor Giuseppe, lui si occupa più della parte relativa all'aspetto medico. Ci può parlare innanzitutto dell'associazione e quali sono gli obiettivi? Grazie della domanda. Allora, io sono il presidente dell'Associazione Italiana Spondiloartrite e questa associazione è una ONLUS ed è nata a Bologna nel 1987, ha fatto molto cammino e ora si interessa di tutto il territorio nazionale e facciamo parte della Federazione Internazionale delle Associazioni di Spondiloartrite. E di cosa ci occupiamo? Innanzitutto di raccogliere le persone affette da spondiloartrite in modo da migliorare la loro qualità di vita. Questo è l'oggetto della nostra missione. E insieme a questo, per fare questo, naturalmente dobbiamo occuparci anche di diagnosi precoce, dobbiamo occuparci di alimentazione, dobbiamo occuparci anche di movimento, perché questo sono tre cose che vanno portate avanti a sostegno del paziente. La salute sappiamo che è al primo posto di ognuno, questi pazienti hanno la sfortuna di diventare con handicap a lungo andare se non vengono riconosciuti a tempo, quindi diagnosi precoce, sintomi e riconoscimento subito da parte dei medici della patologia, in modo che si può intervenire sia dal punto di vista farmacologico che dalla riabilitazione reumatologica sul paziente, e in modo che il paziente non ha delle gravi deformità alla fine della propria vita. Bene, questo più o meno è l'oggetto della nostra trasmissione, e ciò che vogliamo portare a casa delle persone che sono affette è naturalmente il rapporto tra l'associazione e il cittadino, tra l'associazione e il pubblico. Anche coloro i quali non hanno questa patologia possono imparare cos'è la spondiloartrite. Spondiloartrite è una parola lunga, ma vuol dire spondilo, corpo vertebrale, quindi è la malattia della colonna vertebrale, cioè le articolazioni vanno in tilt, si infiammano e creano una colonna di cemento dal sacro alla cervicale. Quindi abbiamo una canna di bambù, non so se avete presente la canna di bambù, quindi è una persona che poi alla fine il collo si proietta in avanti, quindi è devastante come soltanto a pensarci. Noi dobbiamo fare in modo di arrivare a diagnosi precoce e non arrivare a questo aspetto dell'uomo. Ecco, la trasmissione si intitola Punto e a capo. Chiedo ad Alessandra come mai questo nome. Ma Punto a capo è nato in quanto i pazienti spesso non arrivano a una diagnosi subito istantanea, cioè, quindi devono fare un percorso lunghissimo dove è difficile chiaramente questa patologia riscontrarla subito, quindi ovviamente esami su esami, visite, cose, quindi tutta una serie di problematiche, quindi tutte le volte appunto è a capo, cioè nel senso che tutte le volte devono ricominciare con questi iter lunghissimi, appunto come dicevo, magari fisioterapia,
terapie non idonee alla patologia per la quale soffrono. E quindi, perché purtroppo c'è, e io sono tra quelli, nel senso che non, grazie a Dio non soffro di questa patologia, però da esterno so che ogni volta che hai un problema vai dal fisioterapista, vai a farti, non so, vai a farti massaggi, vai a fare l'agopuntura, perché io, anche io personalmente farei così, ma magari non sono idonei per quello che, di cui tu soffri. Quindi ovviamente prima di arrivare a queste cose, perché poi anche a livello economico diventa anche dispendioso, sì, da parte di queste persone, quindi bisognerebbe passare prima varie altre, diciamo così, visite o comunque verifiche, ecco, prima di buttarsi così a capofitto in queste cose. Quindi diciamo che è un po' questo, diciamo, l'argomento e il titolo con il quale abbiamo pensato di cominciare questa trasmissione. Se posso aggiungere una cosa, da ricordare che c'è in Italia una latenza diagnostica di almeno 7 anni, cioè dall'inizio della sintomatologia al riconoscimento certo della patologia sono ormai 7 anni, quindi in questi 7 anni c'è una perdita di terapia. Per cui va sfruttato al massimo questo tempo. Quindi latenza diagnostica vuol dire accorciare, per noi, accorciare questi 7 anni, portarli a zerarli. Tant'è vero che l'associazione organizza anche convegni medici dedicati ai medici di base affinché possano riconoscere quel segno importante che possa far sospettare una spondilite. Ricordo che inizia con il mal di schiena, un banale mal di schiena può portare a una definizione di una spondilartrite. Ecco, diciamo che, scusa, non volevo interrompere, diciamo che non è che tutti quelli che hanno mal di schiena hanno questo tipo di patologia, no, perché certo. Si crea il panico poi, perché uno comincia a avere mal di schiena e pensa che sia, no, è come diceva il dottor Giuseppe, è tutta una serie di situazioni, quindi inizia così, però poi ci sono dei percorsi poi comunque particolari. In più, in questa trasmissione parleremo anche di alimentazione, che è un punto fondamentale per questi pazienti, perché insomma anche l'alimentazione sembra così, ma funziona tantissimo per la terapia di un malato, e poi soprattutto alimentazione anche a livello generale, insomma, anche per poi cercare di mantenersi al meglio. E poi anche il rapporto amore, come dicevamo prima con Giuseppe, cioè nel senso che il paziente, quando si ritrova in questa situazione, quindi che arriva ad avere la terapia, spesso e volentieri si isola dalla famiglia, dagli amici, dal mondo del lavoro, invece non dovrebbe essere così. È vero, e qual è il rapporto in famiglia che si crea tra l'ammalato e il resto della famiglia? Certo. C'è ancora affetto, c'è ancora amore, c'è quelle piccolezze che servono per migliorare un po' la qualità anche della malattia. Certamente, è fondamentale, come dicevamo poc'anzi. Perché se una persona sposa un altro e poi quest'altra persona scopre di avere la spondilite, la donna o l'uomo come reagiscono? Sì, è una domanda che faccio. Non lo so, diventa difficile, perciò, cioè, onestamente. Diamo ai nostri ascoltatori questo, vorremmo infatti sapere un po' queste cose per poterne parlare e migliorare. Certamente, anche perché appunto interverranno in queste puntate. Non solo, ma poi la domanda è, io ho questa malattia ma i miei figli avverrà lo stesso? Ecco, questo è un suggerimento che si deve dare all'ascoltatore, poi è una domanda un po' generica, ma comunque che in famiglia ci si pone, e questo può guastare l'unità familiare. Assolutamente, infatti queste domande poi verranno rivolte ai medici che noi contatteremo, esatto, in queste puntate, che risponderanno appunto a queste esperti domande. Esperti internazionali. Puntualizziamo. Ci tiene parecchio perché sono amici suoi, giustamente. Non sono... Lui è il medico, io sono sono l'esterno. E quindi sì, appunto, domande specifiche che anche possono arrivare dagli ascoltatori. Anzi, chiediamo che ci mandino assolutamente domande a cui noi vorremmo veramente rispondere per anche togliere qualche dubbio, anche qualche... Insomma, anche nell'esenzione, caro Alessandro, io ho
letto preso dal Ministero l'elenco delle patologie di cui la spondite anchilosante è esente, ma vedo escluso ad esempio una serie di esclusioni, escluso manipolazione dell'articolazione temporomandibolare. Cioè, tutte queste cose dovremmo un pochino discuterle. Certo, assolutamente, perché appunto, come giustamente diceva lui, cioè quando un paziente riscontra questo tipo di patologie entra in un tunnel devastante, nel senso che comunque poi deve fare terapie, deve utilizzare medicinali specifici che non sempre, come dice... Come anche vedo ora, ad esempio c'è un'esclusione, sì. Scusatemi, prego. Terapia delle attività della vita quotidiana, escluso training in attività di vita quotidiana per ciechi. Cosa vuol dire? Sei tu il dottore? Non capisco perché c'è un'esclusione. Allora, essendo lui il dottore, il dottore ci deve spiegare cosa vuol dire questa frase. No, ma questo non si capisce. Io la contesto, allora, la frase. Allora, quindi non si capisce, quindi siamo a posto. Cioè, non avendolo io riuscito a capire, interpretando. Il nostro pubblico, spero che sia numeroso, può entrare in contatto con noi per dirci anche queste cose. Cioè, in modo che riusciamo a chiedere ai nostri esperti cosa vuol dire questo. Certo. Assolutamente. Questa è la natura, cioè l'oggetto della nostra trasmissione, è quello di suscitare, di emozionare soprattutto il nostro ascoltatore affinché ci faccia delle domande lecite e poter aggiustare qualche cosa che ora non c'è. Giuseppe, arriva una richiesta, ma allora l'alimentazione la dobbiamo paragonare come... il carburante che si usa nelle autovetture, in base alla qualità del carburante? Certamente l'alimentazione oggi, come oggi, ha una sua importanza perché si conosce molto di più rispetto a prima. C'è stata molto più attenzione rispetto a prima. Il problema è che chi si occupa di alimentazione ed entra in un centro alimentare per prendere questi cibi costano la follia. Quindi è tutto legato alle possibilità economiche della persona. E, certamente l'alimentazione fa molto bene ai dolori se vengono usati determinati cibi e diciamo che aiutano a stare meglio. E il paziente con spondilartrite ha bisogno di stare meglio, ha bisogno di avere una qualità di vita tale da poter sopportare le ancherie che la spondilite dà al paziente, dà alla persona. Spero quindi che il signor Franco abbia esaurito la sua... Non solo, ma poi naturalmente io non mi dilungo molto in questa materia perché non è compito mio e non sono un esperto in questo, però avremo la nostra dottoressa, la quale partecipa alle nostre trasmissioni, che vi darà tutte le spiegazioni possibili, per cui potete scrivere sul nostro sito alle mail che Enzo vi ha detto e porci tutte le vostre domande. Si tratta di scienze dell'alimentazione dell'Università di Bologna, quindi viaggiamo in un contesto molto sicuro per quanto riguarda le risposte che vengono date. Infatti proprio per questo volevo introdurre, lui mi ha anticipato che avremo appunto in studio e anche telefonica il medico che ci segue in cui tutte queste puntate e che ci ha seguito anche in passato per altre cose che sono state fatte. Facendo delle sperimentazioni, noi abbiamo fatto sperimentazioni, certo. In merito all'alimentazione, l'Associazione Italiana Spondilartrite ha promosso al Sant'Orso una sperimentazione tale che ha associato più di 100 persone e abbiamo avuto degli esiti positivi. Poi verranno naturalmente verrà detto molto di più naturalmente. Esatto, quindi cioè, ci saranno anche da parte nostra delle domande specifiche sull'alimentazione, la dottoressa dirà quali sono gli alimenti che possono essere più importanti per certi tipi di patologie e spiega come possono essere cucinati, insomma c'è una serie di cose interessanti che vi... insomma, che possono comunque dare al paziente qualche suggerimento in più, quindi
ascoltateci, seguiteci. Dottore, c'è un'altra... Scusa. Prego. C'è Giuseppe che qui mi chiede... Giuseppe. Vediamo. Chiede se durante la trasmissione verranno anche date delle indicazioni circa la fisioterapia e che tipo di fisioterapia deve fare a secondo il tipo della patologia. Questo è un argomento molto importante perché diciamo che la malattia fino ad ora si è combattuta anche con la fisioterapia e si combatterà anche con la fisioterapia. Qua si tratta di riabilitazione reumatologica, cioè riabilitazione di un paziente che ha dell'infiammazione articolare, soprattutto i tendini e i legamenti. Chiaramente ci vuole un accorgimento e ci vuole una formazione idonea per fare questo lavoro. La difficoltà massima negli anni passati si è avuta quando ancora non si pensava proprio a una riabilitazione reumatologica. Oggi ci sono molte realtà e molti fisioterapisti che trattano esclusivamente la riabilitazione reumatologica, quindi avremo anche in questo caso, abbiamo degli esperti che verranno in studio o in via telefonica a spiegarci come deve essere fatta la riabilitazione reumatologica, quindi abbiamo previsto anche questo. Basta seguirci, basta farci le domande che noi ci attiviamo a darvi le risposte. C'è Giovanni che fa un'altra domanda, dice ma ci sono delle nuove terapie, dei nuovi sviluppi in merito alla patologia? Certamente sì, oggi abbiamo la possibilità di frenare l'evoluzione della patologia essendo una malattia immunitaria, quindi ci sono le possibilità, c'è naturalmente la necessità che la persona abbia una diagnosi certa. In base a una diagnosi certa possiamo avere gli argomenti, possiamo avere le armi necessarie per combatterla. Ecco, sia con la terapia, ad esempio troveremo durante le trasmissioni la terapia biologica, oltre ai FANS, ai farmaci non steroidei, troveremo anche la terapia biologica che ha dato una svolta a questa patologia. Ricordo che nel 2002 io ho fatto insieme ad altri colleghi una conferenza stampa a Milano, un ufficio stampa, presso i giornalisti della Lombardia, per far entrare uno di questi farmaci in sperimentazione in Italia. Ora non voglio dire il nome del farmaco naturalmente, ma siamo riusciti a far entrare questo farmaco ed è andato in sperimentazione. Oggi le molecole sono andate avanti, non bisogna avere paura di farlo qualora è necessario farlo, e parleremo di terapia biologica. Ci sarà un nostro esperto che vi parlerà di questo, a cui potete naturalmente fare tutte le domande. Da tenere presente che la terapia biologica viene fatta se il paziente non risponde alle terapie tradizionali. Quindi, non rispondendo alla terapia tradizionale, si passa alla terapia biologica e vi assicuro che cambia la qualità di vita. C'è Michele qui che dice, ho sentito parlare di laser, che con il laser si possono curare oppure alleviare la patologia, è vero? Allora, la laser terapia oggi sta prendendo una sovranità assoluta per quanto riguarda l'infiammazione articolare. Certamente sì, certamente si può essere accompagnato alla riabilitazione reumatologica. Il laser è uno strumento che emette una luce, radiazione elettromagnetica non ionizzante, che diretta sulla parte lesa è un antinfiammatorio, è un antidolorifico. È arrivato un messaggio anche al numero di TV dove viene fatta una domanda che forse viene rivolta spesso, in questo caso Gian. A che età si presenta usualmente la malattia? Dunque, l'età può essere giovanile, diciamo da 16 anni in poi comincia ad esprimersi. Questo è l'esordio giovanile, ma ci può essere anche un esordio più tardivo, cioè a dire da 40-45 anni. Infatti, proprio sull'età, parlavamo con Giuseppe, che è difficile pensare che una persona, un ragazzino, perché alla fine a 16 anni sei ragazzino, sì.
puoi soffrire di queste patologie. In realtà è così, e quindi però ovviamente sì, si esclude completamente questa possibilità. La sintomatologia quindi viene confusa, allora la confusione non fa in modo che non si ha una diagnosi certa. A 16 anni non si pensa alla spondilartrite, quindi ecco perché l'associazione cerca di fare dei convegni medici, affinché, rivolte ai medici di base soprattutto, affinché, con questo non si deve criminalizzare una categoria, ma affinché questi possano riconoscere quelle piccole sintomatologie o quei piccoli sintomi che possono far sospettare una spondilartrite, e mandarlo a chi di dovere, in questo caso al reumatologo, il quale conferma o non conferma la patologia. Ecco, questo è interessante, che ci sia il sospetto, perché poi deve essere avviato alla specialistica, che in questo caso è il reumatologo. E può cambiare. Non l'ortopedico, il reumatologo. Può cambiare la qualità della vita nelle persone quanto prima riescono a diagnosticare la malattia? Certamente sì, può cambiare, perché l'introduzione di farmaci o comunque di terapia riabilitativa cambia molto, cioè fa sì che quella ossificazione di cui parlavo prima, dicendo in modo ozzinale, ma per intenderci, non si rimanda, non avvenga. Il finale della patologia è quello di rendere l'uomo con la testa proiettata in avanti, piegata in avanti. Noi dobbiamo fare in modo che questo andamento non succede, quindi le articolazioni vanno tenute in ordine, e conoscendo in tempo la patologia riusciamo a farlo. Infatti proprio per questo cerchiamo di sensibilizzare tutti, perché il pubblico che ci segue ci può fare, vogliamo entrare nelle case della gente per dare questa notizia, in modo che l'associazione può intervenire adeguatamente a tutto. E quindi questi argomenti saranno sviluppati nelle puntate, quindi ci auguriamo che di avere un riscontro da parte del pubblico, anche soltanto per avere qualche indicazione, anche solo per essere curiosi di sapere come funzionano questo tipo di patologie, queste malattie, queste cose. Insomma. Quindi l'appuntamento sarà qui su DTV, senz'altro, ma se vogliono, questo lo chiedo a Enzo, di ripetere eventualmente come fare anche a contattarvi tra una puntata e l'altra, se dovessero avere dei dubbi, se avessero domande o se avessero la voglia comunque di capire di più di questa malattia, o magari persone che hanno il sospetto di avere questa malattia, e quindi sapere qual è anche l'iter per poter effettivamente andare dagli specialisti giusti e capire se fanno parte di questa malattia oppure no, hanno qualcos'altro. Sia sulla pagina di Facebook di Radio AISPA Italia che sul sito ci sono delle pagine ad hoc dove uno può scrivere e contattarci. Ma in occasione della trasmissione abbiamo creato appunto questo email, che è aispaitalia.ciao@gmail.com, nella quale si possono fare tutte le richieste possibili e immaginarie inerenti ovviamente alla malattia, e la puntata successiva saranno, diciamo, il medico di turno praticamente darà la risposta. Se la cosa è alquanto complicata, ovviamente gli si risponderà attraverso le email. Scusami, ma non era radioaispa@gmail.it? No. Anche, quindi quest'altra è radioaispa, non vorrei fare confusione, ma allora l'email è radioaispa@gmail.com. Sì. Dico bene, l'ho detta bene. Sì. Voi potete indirizzare Facciamo uscire anche sotto. Potete indirizzare le vostre domande a questa mail.
Quindi io per il mio piccolo contributo vi aspetto, vi spero veramente numerosi nei prossimi giovedì, sempre dalle 11:30 a mezzogiorno, quindi avremo questo lasso di tempo per appunto rispondere alle domande e anche per sviscerare. Alessandra, scusami, parleremo anche del lavoro, perché queste persone hanno necessità di problemi prima, sul lavoro. Assolutamente, infatti si parlava anche di questo, del fatto che le persone, i pazienti con queste patologie si isolano sia dall'aspetto familiare che anche dall'aspetto del lavoro, quindi lo accennavo prima, quindi si parlerà anche di questa problematica, perché non bisogna, a meno che non siano patologie particolarmente gravi, allontanarsi assolutamente dall'ambito del lavoro, perché quello è comunque un'occasione per rimanere legati, diciamo così, alle cose. Ma c'è un altro aspetto, come pensano i datori di lavoro in merito anche, certo, a questi pazienti che vengono collocate a centralino, subito, cioè senza guardare istruzione o robe varie, no, niente, ecco, questo è un aspetto che noi dovremmo chiarire, proprio per dare una mano a questi pazienti che soffrono, già di per sé di queste cose. Quindi abbiamo capito davvero tantissimi, ci sono tantissimi argomenti che speriamo di riuscire a sviluppare al meglio, perché chiaramente sono tantissime le cose, quindi ci sarebbe da dire oltre, ma il tempo è quello. Tenere presente che la spondilite anchilosante è una malattia reumatica, ecco, quindi fa parte di un esercito di malattie che riguardano i reumatismi. Assolutamente, quindi vi aspettiamo, rinnovo l'appello, vi aspettiamo, rinnovo l'invito a seguirci nelle prossime puntate. Di giovedì in giovedì? Esatto, sempre alle 11:30, sempre fino a mezzogiorno. Punto e a capo, mi raccomando, ha un significato preciso. Adesso il paziente, diciamo, si prova sempre di fare le stesse cose. Vogliamo metterci in mezzo e farlo terminare così. E fare il punto questa e fare volta. Il punto dalla situazione, con chi di dovere. Ricordiamo al regista di far uscire il sottotitolo Radio aspa.ciao@gmail.com, in modo tale che i nostri telespettatori possano memorizzarlo e scrivere sia uomini che donne. Certo. Assolutamente, non si fa distinzioni di nessun genere, assolutamente. Infatti, e noi abbiamo terminato il nostro tempo per la giornata di oggi, l'appuntamento è quindi con Punto e a Capo la settimana prossima, insieme ad Enzo, al dottor Giuseppe e ad Alessandra. Parleremo di diagnosi precoce. Bene, quindi se volete già fare le vostre domande o mandare i vostri commenti potete farlo. Se mi permette, vorrei dare un suggerimento. Racconta la tua storia, cioè se c'è un paziente che deve raccontare la propria storia, lo racconta. Ce lo racconta e noi lo discuteremo qui. Bene, a questo punto un saluto a tutti i telespettatori, appuntamento a giovedì prossimo alle 11:30 insieme a Daispa e insieme a Punto a Capo. Una buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie, buongiorno. Punto e a Capo, parliamo di salute a cura di Aespa, Associazione Italiana Spondiloartriti. Conducono in studio il dottor Giuseppe Oranges e Alessandra.